Bentornati e benvenuti e bentornati, sbaglio pure la intro, in un video gameplay di Prince of Persia e i Due Troni, sempre con Tonio94, e giochiamo il gioco che bisogna giocare, che il gioco deve essere giocato. Me li ricordo sempre. Oh signore, guarda che mi tocca fa. Avevamo superato i giardini pensili. Aspetta. No, 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 no! God damn it! Allora, non è una questione di tempo. Vai. E vabbè, ma prende comunque, cioè. Così non c'ha senso. Guarda quante cazzo di sabbia mi sta a far sprecare. Oh, ce l'abbiamo fatta. Oh, signore. No. A sta partita non sto andando bene. Già ho perso un bel po' di vita. Dai, dammi le sabbie. Oh signore. Oh. È tanto ormai. Non ci frega. Siamo quasi arrivati. Oh Gesù, che cos'era questa cosa? Dice Fara. Oh santa miseria, non mi ricordo. Quello fa salire. Ah, sì, forse ho capito. Vediamo se me la ricordo. Io provo a tirare una leva. Ok, quello ho tirato quello. Anche se non mi ricordo bene l'obiettivo di questo meccanismo qual è. Quella tirata quella su, questa la porto fino su. No, 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 aspetta, 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 torno giù. Devo usare un tantino, un attimo il cervello. Ma come ne accorgevo? Quello lo posso far salire, quindi questa la faccio salire. Fai la leva e tirala. Spingila, tirala, fai qualcosa a quella leva. Ok, quello lo faccio, posso far salire ancora. Sto andando tutto a. Cioè, non ricordo precisamente tutto il gioco, ma sto andando tutto a. Come si dice? A intuito. Non riesco a salire a quella cosa. Io alzo un po' da qua. No, non è una buona idea. Non è più in alto, mi faccio male? Dici? No, mi ammazzo soltanto. Devo arrivare a quella cosa là. In qualche maniera ci arrivo. Ah, che stupido, potevo salire da quella. Da qua posso salire. Deficiente che so. No, già da qua potevo saltare. Poco non cado di sotto. No, la devi far salire. La devi far salire. Demente proprio. Ok. No, 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 non mi hai capito. Falla salì fino sopra. C'abbiamo un problema però. Ma faccio arrivare quella cosa là sopra. Ok, no. Ok.
quella cosa là. Come la faccio salire? In teoria, ops, ho colpito il microfono. In teoria, se succede se porto giù tutta la cosa che ho appena mosso. Oh, Gesù, bambino. Aspetta, Allora, quello muoveva quello, quello muoveva quell'altro. In teoria, aspetta. Se quello muoveva quello sotto, quell'altro muoveva quello sopra. Non fate a caso a me e alle mie quello che sto a dire, perché faccio così quando ragiono. Dovevate vedermi a scuola mentre ragionavo alla lavagna. Mi prendevano per pazzo. Ho capito. E ho portato fino a giù quella. Ma io devo far spostare quella però. Oddio. Non mi dica che ci sarò. Ci rimarrò intrappolato a sto livello per un bel po'. Io mi scampi. Sai che due scatole. L'unica parte di sto gioco che odio sono sti puzzle enormi. Certo, alcuni sono belli, però. Cribbio. L'unica cosa che posso fare qua è tira giù, tira su, tira giù là giù. Giù ho detto. Devi tirarla. Che ci ho risorto? Però pure te. E che ci ho risorto? Niente. Oh, santa di quella. Aspetta, no. Allora. Famo così. Tira su questa. Ora. Vado a tirare giù su quella. Se in teoria devono stare tutti in alto. Forse le devo muovere all'unisono. Cioè alla stessa velocità. Senza dare la precedenza a niente. Come ci arrivo a quello là sopra? Non lo so. Non si può resettare il puzzle. Aspetta. No, perché non si è aggrappato? Oh, ho finito le sabbie. Oh, vedi? Oh, vedi? Ora cominciamo a ragionare. Ora cominciamo a ragionare, sì. E tiro su questa, no? Oh, perfetto. Ora. Guarda, devo perdere una puntata intera sta a fa sta cosa. È una cosa. Eppure sono bravo con i giochi investigativi con gli enigmi. Altro che professor Layton. No, ho fatto una cavolata. Perché anche se io ritiro la leva, quello si toglie. Yes! Let's keep going. Adoro parlare in inglese. No. Ma dai! Ma dai! Ma porca miseria di quella. Riprova, sì! Ora tocca ricominciare. Che cazzo è stato?
sono spaventato. Madonna mia. Madonna mia, che paura. Ok. Tiriamo su questo. Scendiamo. Arriviamo sto vaso. Prima che mi dimentico. Madonna, ogni volta. Ogni volta che prendo un credito, i crediti mi potenzia tutta. Mi dà tutte le sabbie. Non lo sapevo. Meglio, non me ne ero mai accorto. Tiriamo su questa. Ma il problema è tirare su quella. Cioè, se io tiro. No, 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 non ho mai capito. Se io tiro su più su questa. Se devi togliere quella. Mi sa che è una mezza specie di cosa, ci ho capito. Devo tornare su a quella. No, no, non te devi aggrappare, devi scendere. Bingo. Ci ho azzeccato. E mo io quella la posso tirare tutta su. In teoria, almeno in teoria. No, 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 ma non ho mai capito. Devi dividerla su tutto questo. Pure comunque ci deve essere una maniera più semplice per arrivare fino là sopra, no? Una volta dopo piazzi scalini. Ok. Proviamo così. Ok. Io questa la faccio scendere e sblocco il passaggio là. Tanto quella là su rimane là. Là sta. Pensa se era a tempo. Mamma mia. No, non mi stai a capire. Devi semplicemente saltare. Oh signore. Oh, dai. Mi fa sospira, no? Che già c'ho il microfono che appena respiro mi spacca una orecchia. Una orecchia. Adesso io. Zitto, zitto. Buono, buono, tiro su tutto questo. Ma siccome se io. Sembra bloccato. E ho finito finalmente, tiè. 12 minuti ci sono voluti. 12. 10 perché stavo registrando. Devo sempre dire. No, devi tirarla su. Tirala su. Oh, e avevamo finito pure sta pezzo. Un po' più lento, eh. Saluto. Così finiamo mai. Comunque mi sa che ho perso il potenziamento della vita. Mi sa di sì. Perché non l'ho trovato fino a mo. Almeno non ho trovato altre strade. C'era quella strada sui giardini pensili, ma non. Non ci so più andare. Vabbè. Che cazzo era? Non fare un altro passo. Sono stupito che tu abbia superato la mia festa di benvenuto. Stupito e anche arrabbiato. Mi hai Perché? privato dei miei migliori alleati. Sarebbe scortese non ripagare il favore. Te la puoi Sara tenere. sarà un'eccellente regina. Perfetta per un dio. Anche se sarà necessario qualche piccolo cambiamento. Lasciala! Te la puoi tenere. Guardi come se la tua volontà contasse qualcosa. E invece no.
Salutami il tuo padre. Il principe venne scagliato in un pozzo di oscurità. Oddio, io pensavo di essere vicino alla fine, invece guarda qua. Era stato avvertito che il viaggio non sarebbe finito bene. Che culo, si è trasformato in volo. Ma non essere sorpreso. La trasformazione del principe lo salvò. A volte il bene nasce dal male. Già. A volte. Senza. Però senza di esso non può esistere bene. Bene, da questo salvataggio è tutto. Sempre vi chiedo di cliccare mi piace se vi garba e commentate sotto il link. Iscrivetevi al mio canale e ci vediamo al prossimo video.